Allora, giochiamo ai 5 contro Gufron 7777, yes. Quindi è 4 e 5. Palmo Jeschi, perché sono tantissimi, cioè, sono tantissimi. Deretano, difficile, ma non impossibile. Allora, cavallo F3, giochiamo F5, gambetto lettone. Vediamo un po' cosa ha da proporci il nostro avversario. Cavallo C3. Questa è una delle varianti critiche del gambetto. Già mangiare in F4, in E4 non sono sicuro, però. Proviamo a lanciarci in queste complicazioni immediate. Qua pe penso che cavallo per E5 sia molto buona. Però non ve lo saprei dire. Targas, grazie mille per il Prime. Veramente gentilissimo. Gentilissimo. Ok, cavallo G3. Cavallo C6. Però cavallo G3 non può essere la mossa più ambiziosa del mondo con il bianco, no? Abbiamo un paio di pedoni al centro, la colonna F aperta. Non possiamo che essere soddisfatti qua. Alfiere B5. E ora minaccia E5. Siamo un po' indietro con lo sviluppo. Questo è vero. Dobbiamo ammetterlo, però recuperiamo subito. Allora, giusto calcoliamo un po' di complicazioni. Ad esempio qua. Cavallo per E5, alfiere per E5, donna H5, re F8, alfiere per C6, alfiere per G3. E dovrebbe andare bene la cosa, quindi cavallo per E5 forse. Non so se sia buona, ma almeno una guardata gliel'abbiamo data. Veloce. Quindi. Fiere D6, arrocco per esempio. Se riesco a giocare arrocco anch'io veloce, allora il nero potrebbe addirittura stare meglio. Altrimenti non sono tranquillo qua. D3. D3 è una mossa timorosa. Molto timorosa che ci dà dei tempi per fare il preziosissimo sviluppo dei pezzi. Dopo cavallo F6 arrocco, secondo me sono fuori pericolo. Se più adesso non arriva una mossa inaspettata, ma fiere G5 arrocco. Buonanotte. Siamo salvi. Siamo salvi, è la posizione interessante. Ok. Donna D2. Ancora il mio avversario non ha arroccato. Arroccare lungo ci sta, però non è grave subire l'arrocco lungo, secondo me. Quindi giochiamo normali, sviluppiamo l'ultimo pezzo, mettiamolo in G4, magari sto anche minacciando queste piccole cose. Cioè, piccole cose, in realtà è vincente, però. Ad esempio, H3, blunder, alfiere per, G per, cavallo D4, minaccio sia F3 con doppio, sia l'alfiere sospeso. Naturalmente, su H3, alfiere per F3, il bianco avrebbe delle mosse intermedie, tipo alfiere per C6, però. Ad occhio, è una tragedia per il bianco. Sì, allora, David Satt dice alfiere B4. Quando alfiere B4 è una mossa che è passata nel mio cervello, il punto è che alfiere B4 è una mossa che se funziona è vincente, perché cavoli, ci cioè, guadagniamo la donna. Quindi c'è questo allineamento alfiere B4. Andiamo una mossa avanti, cosa può fare il bianco? Il bianco può solo fare C3, no, non ha altre mosse.
Quindi una volta che fa C3, cioè io dico, ok, ora devo spostare l'alfiere, cosa ci ho guadagnato da sta cosa? Niente, assolutamente niente. Quindi alfiere B4 è una mossa un po'... è una mossa da principiante, no? Attacchiamo nella speranza che il nostro avversario non veda che si può salvare, però... dobbiamo sforzarci ad andare avanti col calcolo, altrimenti... altrimenti gli scacchi rimangono un gioco di fortuna e basta. Giaffa 86, grazie mille. Non so cosa voglia dire, ha esteso l'abbonamento regalo, però grazie a tutti, qualunque cosa stia succedendo. Qua comunque, dopo il rocco lungo, no, posso mangiare in F3 per saltare in D4. E questo è un attacco fastidioso per il bianco, perché... guardate un po', qua intanto intermedie si fa più fatica perché c'è la torre sotto. E dopo cavallo D4, a parte che c'è F3, impresa, che comunque è da valutare. Ma la cosa che mi piace di più è che qua il bianco è sostanzialmente obbligato a tornare indietro e io guadagno dei tempi con i pedoni che avanzano uno dietro l'altro. Alfiere per F6 è un'intermedia pressoché inutile. Quindi possiamo mangiare sia di torre che di donna. Di donna sembra la più naturale, quindi vabbè, fidiamoci, mangiamo di donna. Vanno benissimo entrambe. Anche G per F forse, però. Perché dobbiamo giocare G per F? Chiamo torre per... suo alfiere rimane attaccato. E ora B5 gratis. Possiamo fare. F3 è sempre sotto. Zero controgioco da parte del bianco. Dai, facciamo B5 su alfiere B3 e C6. Ce la prendiamo proprio con calma. Difendiamo pedone in D5. Tanto F3 è condannato, no? Non... il bianco non ha mosse... per difenderlo e poi arriverà a 5, a 4 e un fortissimo attacco anche sul lato di donna. L'unica cosa che dobbiamo stare un po' attenti è un eventuale randomico attacco sul lato di re. Però per ora la torre in G1 non ci può praticamente mai andare per via di questo doppio qua. E... cavallo E4, cavallo E4 mi era chiaramente sfuggita, ma è una mossa perdente, cavallo E4. Cavallo E4 minaccia la torre, gioca sul fatto che il pedone D è inchiodato, però io posso eliminare questo alfiere con scacco, no? Quindi, ok, questo è una specie di pezzo in presa, è una versione elaborata di un pezzo in presa. E ok, ora sul cavallo per B3 si può abbandonare tranquillamente. Ok, andiamo a vedere un po' perché questa linea è un po'... non è la cosa più sana del mondo giocarla, perché su D5, cavallo per E5 credo che sia buona. Cavallo per E5, D per E4, donna H5 scacco, G6, non so come sia questa variante... H per G6, donna per H8. Variante veramente bizzarra. Ok, andiamo a vedere giusto la teoria delle aperture, cosa dice qua. Ah, cavallo C3 proprio non esiste. Wow. Questa non me l'aspettavo proprio che non esistesse. F per E4, cavallo per E4, D5. E, ok, se cavallo per E5 non funziona, allora il nero è a posto. Cavallo C6, alfiere B5, alfiere D6, ma... ah, ecco, questa volevo vedere. Cavallo per E5 qua. Io avevo visto alfiere per E5, donna H5, re F8... e su alfiere per C6, alfiere per G3. E guadagno materiale.
Ma è una cazzata, perché... Che su alfiere per E5 lui prima mangia qua, giustamente, prima mangia in C6, e dopo B per C6, allora gioca donna H5. E questa è una differenza sostanziale, perché se gioco re F8, nella versione di prima, il cavallo teneva E5. Ok, anche questo è un buco d'analisi abbastanza grave, però vabbè, mi ero un po' fidato. Avevo sbagliato a fidarmi. Dopo arrocco, ok, dopo queste mosse il nero sta una Pasqua qui. Fiere per, cavallo D4. Il vantaggio diventa più grande dopo ogni mossa. C6. E ok, qua arriva il blunder, ma già in una posizione praticamente compromessa. Ok.